Gli ospiti, no? Cosa abbiamo il dietologo, il dottor Bruno May, buonasera. Buonasera. Certo, un bel esempio, eh? Sì. No. Ma no, guarda, non è, lui è un dietologo di fama internazionale, e molto all'avanguardia. Perché all'avanguardia, dottor May? Io sono un dietologo che guarda al passato e con occhio al futuro. Capisci? Sì, ma non la fa la sua dieta lui, però. Guardi camice, il momento no, spazio. Raffaella, è la televisione che mi fa così. Ha ragione, ingrassa 3 kg. Ingrassa un po'. Ha ragione. Mi scusi, è vero. Lui ha messo a punto la... Non so se la conosci, la dieta del 3, in cosa consiste? La dieta del 3 consiste... Ma che fa legge? Venga pure! Ma lasciagliela ricordare bene, magari si emoziona in televisione. Sì. Tremendo, sì. La dieta del 3 consiste a mangiare ogni 3 ore, è superato il discorso di fare cena, colazione, cena e pranzo, no? Sì. Perché mangiando ogni 3 ore si abbassano i glicemici, il potassio... Chi? Il potassio. Il potassio. Potassio. Ipotermia degli arti inferiori, cioè quelli che fa freddo. No? Sì. Va bene. Legga pure, è meglio che legge. Legga. Legge, basta, sì. Ha finito. No, vabbè. Adesso andiamo avanti con il... No, sì. Vuoi fare una domanda? Non sì. so, poi, no, sei interessata a qualcosa? No, volevo sapere se secondo lei... lei è romano, giusto? Io? Sì, si parla con me, sì. Romano di Roma. Parlo con lei, sì, Romano di Roma. Sì. Ecco, qual è il piatto romano che ingrassa più di tutti, che non bisognerebbe mangiare? Capirai, la pagliata. I bucatini alla matriciana, quelli sono internazionali. Ma sta citando tutte cose buonissime. Come si fa? Sa che Raffaele è una grande cuoca, eh? Ma c'è stato un amico mio che voleva mangiare l'altro giorno a me, gli ho fatto mangiare esercizi. Gli ho fatto mangiare. Dal dietologo? L'abbacchio e spuntature. È vero. Vabbè, dietologo, dottore, no, andiamo, basta.